Bentrovati! Siamo tornati col pranzo della domenica! Sì, settima puntata! Bene, continuiamo con il nostro tema della castagna. Oggi prepariamo il primo. E che cosa prepariamo? Prepariamo degli gnocchi con la farina di castagne, con una crema gorgonzola e noce moscata e delle scorze d'arancia. Va bene, ingredientini. Allora abbiamo la nostra farina di castagne, ovviamente. La farina integrale, le uova, le arance, l'alloro, il gorgonzola, latte e noce moscata. Le ultime cose che abbiamo nominato in realtà ovviamente ci serviranno per fare la nostra cremina. Visto che abbiamo da mettere le mani in pasta, ci pensa Agnese. 1, 2, 3. Procediamo con la parte fondamentale del nostro piatto, ovvero preparare gli gnocchi. Quindi abbiamo la farina di castagne, a cui aggiungiamo della farina integrale di grano tenero. Ci serve per legare poi praticamente insieme alle uova. Mescoliamo prima un po' con la forchetta, così amalgamiamo tutto per bene. A questo punto aggiungiamo anche una presa di sale. Ok, a questo punto possiamo aggiungere le uova. E andiamo. Una. Oh, mazza che sblocco. E due. Ottimo. Mescoliamo prima un pochino con la forchetta. Ah, non te le vuoi impappare le mani? Non subito. E adesso cominciamo a impastare con le mani. Beh. Viene molto asciutta, Perché non stiamo usando nessun liquido, tra l'altro. Sì. A questo punto, una volta inseriti tutti gli ingredienti, andiamo ad aggiungere acqua fino ad ottenere un impasto liscio. Ah, allora l'acqua si aggiunge, perché l'acqua si aggiunge, se no si faceva la sabbietta. Già. Mi raccomando, l'acqua va aggiunta piano piano e dopo aver amalgamato bene l'impasto. Certo, per non metterne troppa. Certo. Perfetto, possiamo passare a lavorare l'impasto sul bacco. Prego, grazie. Lo lascio qui. E impastiamo. Vai. Allora, aggiungiamo un po' di farina sul bancone. Così si lavora un pochetto meglio. Sì. Direi che ci siamo quasi. Guarda come si è trasformato, guarda la roba! Molto bello! Guardalo! Allora, lavoriamolo ancora un po' per far amalgamare il tutto. L'impasto mi sembra bello amalgamato. Che figo, sembra di dopo! Sembra di dopo! Come ogni buon impasto! Lo facciamo riposare! Facciamo riposare coperto dalla pellicola in frigorifero una mezz'oretta. Va bene, allora pellicola, mezz'oretta, riposino, andiamo a fare il resto. 1, 2, 3. Per preparare il nostro condimento per gli gnocchi di castagna facciamo una cosa semplicissima: sciogliamo tutto quanto il gorgonzola in un padellino insieme a un poco di latte. Agitiamo a fuoco lento per evitare che si bruci. Quando il gorgonzola si è sciolto completamente, mettiamo un pochino di noce moscata. Continuiamo a mescolare fino a fare addensare. Poi possiamo spegnere la fiamma e mettiamo un coperchio in attesa che i nostri gnocchi siano pronti. Ma questo si può mangiare? Non si può mangiare, ci sono le uova crude. Va bene. Dicevo, il nostro impasto è pronto, ha riposato abbastanza. Molto carino. È molto bello, quindi procediamo a fare i filoncini e poi a tagliare gli gnocchi. Sottili come un ditino. Sottili come un ditino. 1, 2, 3. Infariniamo un pochino il piano. Prendiamo il primo pezzo di pasta e andiamo a fare i classici filoncini per gli gnocchi. Dai, tu lo fai e io imito.
guarda qui. Che manualità! Eh? Viene benissimo comunque, l'impasto è venuto molto bene. Sì, direi di sì. Allora, così? Pezzettini, sì sì. Ok. Guarda che carino. Li tagliamo piccolini, li potete tagliare della grandezza che volete naturalmente. Certo, noi usiamo più o meno la dimensione di un pezzetto di pollice. Adesso li sistemiamo sul nostro vassoietto, mettiamo sotto un po' di farina. Per evitare che si attacchi. Ecco qua. E poi... E ricominciamo da capo. E ricominciamo da capo. Ce l'hai di lavoretto da fare. Già. Abbiamo quasi finito. L'ultimo rotolino. Vediamo come sono venuti. Guarda qui come sono calucci. Ovviamente spolveratina. Di farina. Di farina. Anche se l'impasto è abbastanza asciutto. È perfetto. Sì, in realtà io allungo la zampa. Ecco qui. Uno l'ho distrutto, ma va bene. Bene così. Allora, abbiamo terminato con i nostri gnocchi. Sì. Passiamo adesso all'ultima fase, sì, ovvero la cottura degli gnocchi. E passeremo in padella dopo, e poi la farcitura con la salsa di gorgonzola. Ho fame. Non avevo dubbi. 2, 3. Acqua salata e portata ad ebollizione, facciamo cuocere i nostri gnocchi per 3 minuti netti, non di più, e poi li ripassiamo in padella con olio e alloro. Gnocchi venuti a galla, adesso li ripassiamo in padella. Fuoco vivace. E foglie di alloro. Li facciamo saltare. Un ultimo salto e siamo pronti per impiattare. E vai con l'impiatto, anche perché sì, ovviamente io ho fame. Allora, mescoliamo la nostra salsina di gorgonzola. Un tondino centrale, un fondo per il nostro piatto. Può bastare così, no? Sì, direi di sì. Lo lascio. Ok. Voilà. E versiamo i bellissimi gnocchetti. Io per l'impiatto mi fermerei qui, che dici? Sì. Poi ovviamente ai nostri commensali riempiamo. Vai con la scorza d'arancia. Sì. Andiamo. Ok. Io vi faccio vedere il risultato. Bellissimo. Distribuirei per tutto il piatto io. E penso che abbiamo terminato, è coloratissimo, magnifico, a me piace tanto, profumatissimo soprattutto, ovviamente profumatissimo. Abbiamo terminato il nostro primo piatto a tema castagna, ci manca ovviamente il secondo, alla prossima settimana in questo caso. E non ci resta altro che salutarvi, ricordarvi che qui saranno apparsi i nostri social, quindi commentate ed iscrivetevi, soprattutto fateci conoscere agli amici. E basta così, possiamo salutare, no?